Per me l'innovazione è passione, perché se c'è passione si riesce a perseguire il proprio sogno, a realizzare anche l'impossibile, quindi abbiate passione, coltivate i vostri sogni e perseverate. Mi occupo di turismo, di valorizzazione del territorio. Per me l'innovazione è riscoprire ciò che abbiamo di forte, quindi di quell'Italia patria dei patrimoni nascosti, e quindi creare un'offerta su quello che già abbiamo, però essendo rispondente del mercato. Le motivazioni sono quelle dell'amore per il proprio territorio, un amore sconfinato per l'Irpinia, per la Campania, e fondamentalmente c'era un bisogno di riscatto, avere un riscatto che può operare dal basso, può operare da chi ha idee nuove, innovative, e soprattutto possono aiutare il territorio a crescere. Le motivazioni che mi hanno spinta ad innovare fondamentalmente si rifanno un po' a quella mancanza, a quella oggettiva difficoltà delle amministrazioni di promuovere il proprio territorio. Quindi una difficoltà oggettiva, tecnica, sia dal punto di vista di competenze, di comunicazione, sia tecnologica. Affidarsi a terzi per la realizzazione di servizi tecnologici per la promozione non rendeva, non dava un giusto valore al territorio. Per cui idea dal basso e innovazione. Ci sono sempre gli ostacoli quando si vuole innovare. Innovazione significa affrontare un mercato che è ignoto, perché è un prodotto nuovo, non si sa come reagisce il mercato. Nel 90% noi startup falliamo, quindi l'importante è ascoltare il mercato e tutte le difficoltà spariscono automaticamente, poi cambiando le esigenze poi che il mercato vuole. Aver innovato sul territorio ha comportato una visibilità nuova per l'Irpinia. L'Irpinia non si è mai approcciata fortemente all'innovazione, è una conca, è chiusa, l'innovazione porta alla riscoperta del territorio, porta ad avere nuove sinergie esterne, un'attenzione mediatica molto più ampia. Quindi fondamentalmente l'innovazione può essere un mezzo molto forte da utilizzare per questo tipo di promozione.